Da Piedimonte Matese per la 36esima edizione della Milano Taranto per moto d'epoca. Siamo qui in Piazza Roma, dove abbiamo avvicinato anche forse la più giovane partecipante della manifestazione. Siamo con la più giovane partecipante alla Milano Taranto. Da quando ho fatto la Milano Taranto? No, la più giovane, dicevo, la più giovane partecipante alla Milano Taranto. Una volta forse. Ma ha detto quanti anni c'ha lei? 91. 91, ok. Da dove viene, signora? Da Milano. Da Milano, e da quanti anni fa questo giro per l'Italia a bordo del Sidecar? Da quando ne avevo 85. È ho una cominciato bella 85. E prima, tanto per dirvi una cosa che tutti non ci credono, non sono mai salita su una moto. La prima volta che sono salita ho fatto la Milano Taranto. Ah, ecco. È una bella esperienza girare per l'Italia. Molto bella. E l'ho fatta in ricordo di mio papà, perché lui negli anni 30 faceva queste moto, sì. E faceva le Milano Taranto, sì. In una giornata, allora li faceva in una giornata. Okay. Allora in ricordo di mio padre ho cominciato io e i miei figli a farla. Senta, lei è una donna del nord, questa accoglienza qua al sud è stupenda. Io non dico niente, glielo dico a tutte le mie amiche, che è una cosa, solo le persone in qualsiasi paesino che ti fermi. Poi ho detto, voi conoscete la Puglia, le barche, tutto l'Abruzzo, al mare, provate a fare l'interno, è più bello del mare, te giuro. E poi c'è un'accoglienza, vi dico, straordinario. Ecco, lei stasera starà al paese di padre Pio, vero? Sì, lo so, sono già stata, però già c'è è stata. La prima volta e poi dopo sempre in moto, Senta, e poi domani sera sarà a Taranto, domani andiamo e poi che farà? Tornerà a Milano? Alla mattina dopo prendiamo l'aereo, prendiamo le macchine sul camion dell'organizzazione, noi prendiamo l'aereo e andiamo a Milano. Ok, buon viaggio. Grazie. Ci vediamo l'anno prossimo. Io me lo auguro, perché prima, guardi, volevo fermarmi a 90 anni e poi siccome stavo bene, okay. Mi fermo per fare, sono andata avanti. Buona passeggiata. Grazie. Grazie a lei. Grazie.